per l'Europa, che ha tra l'altro una valenza maggiore di quanto non ha avuto fino adesso, perché è entrato in vigore il Trattato di Lisbona, il Parlamento ha una potenzialità diversa e quindi è chiaro che i giovani di linguaggio europeo già lo parlano, perché i giovani sono già europei, noi ci siamo dovuti diventare, quando sentono parlare degli strumenti che l'Europa mette a disposizione si entusiasmano. Il problema è che spesso non ne parla nessuno e invece l'Europa offre strumenti, occasioni e opportunità che sono e devono essere importantissime, perché se voi venite a fare una visita a Bruxelles, anzi vi invito a venirmi a trovare, di vedere questa società così vivace, così multietnica, in cui ognuno ha un ruolo, ognuno ha il suo posto e chi più vale riesce a guadagnarsi un ruolo e un compito più importante, quanto sono importanti le lingue, quanto è importante fare esperienze con i vari progetti dell'Europa, esperienze anche scolastiche, di studio che si possono fare fuori. Allora ci sono le opportunità, ci sono le possibilità, c'è il fermento, perché c'è. E fino all'altro giorno il popolo viola l'ha dimostrato, ma c'erano stati i girotondi, ma c'era stata loro. E perché non sono mai arrivati a ottenere un risultato stabile queste realtà, questi movimenti, queste piccole rivoluzioni culturali che si sono verificate nel nostro paese? Perché una politica che troppo spesso non sa vedere più lontano dal proprio naso, dalla propria sedia, non le ha mai incoraggiate e fatte proprie. Non ha mai fatto nascere una vera collaborazione tra ciò che nasce nella società e ciò che il partito deve diventare, perché lo schema classico del partito è superato, la storia cammina, non c'è niente da fare, lo schema classico è superato e bisogna che cambi. Come deve cambiare? A partire da questi fermenti che vanno non guardati con ostilità o con paura, ma che vanno, e neppure inglobati perché è un termine sbagliato, ma che vanno valorizzati perché diventino strumento vero del modo nuovo di fare politica. Questo è, e fino a quando la politica non si renderà conto, se ne rende conto, ne ha paura, fino a quando la politica non supererà questa paura e non accoglierà questi fermenti come fermenti positivi, capaci di cambiare il rapporto tra la società e la politica stessa, faremo un po' ancora fatica. Io però sono fiduciosa e credo che ormai questo sentimento, senso di responsabilità di una società che non vuole più accettare passivamente determinate cose e che comincia a dirlo in maniera sempre più chiara e con segnali sempre più forti, ormai sia abbastanza matura per convincere questa politica, che invece è particolarmente stanca, che o ci si mette insieme o questa fusione, questo matrimonio si fa, oppure sicuramente sarà molto, molto difficile andare avanti. Qualche volta quando si rischia veramente di toccare il fondo, purtroppo pare che questo fondo non arriva mai, quando si rischia di toccare il fondo poi c'è l'impennata, c'è la reazione, c'è l'alzata di testa e il raddrizzarsi delle schiene che porta ai cambiamenti, e l'Italia di questo ha una lunga esperienza. Si è citata poco fa la resistenza da cui è nata la nostra Costituzione, questa carta costituzionale che altrove viene definita la più bella del mondo e che noi cerchiamo in tutti i modi di sporcare. Datevi da fare perché c'è lavoro per tutti.